Avete mai l'impressione di abitare un corpo alieno? Di indossare una maschera che non vi siete scelti? Per quelle come me è una sensazione costante, una specie di logorio dentro, lento, incessante. All'occorrenza i medici la chiamano bulimia, anoressia, obesità. Io invece la chiamo paura. Vorace e paralizzante paura di tutto. Cibo, bilance, sguardi, specchi. Soprattutto specchi. Conservano i segni di tutto ciò che è stato. Possiamo combatterli e desiderare fino alla morte che siano perfetti da copertina. Oppure possiamo trovare il coraggio di specchiarci e ballando urlarci contro vaffanculo. Vaffanculo, bulimia, anoressia, obesità. Io non ho un corpo, io sono il mio corpo. E voglio scoprire di avere ali laddove credevo di avere catene, di poter correre su quelle stesse gambe su cui prima mi trascinavo. Per questo scrivo di lui. Perché
descrivere come spogliarsi di fronte a qualcuno. Lasciarsi guardare così, nudi, in piedi, pieni di incantevoli difetti di carne.